Ciao amici e benvenuti! In questo video vi mostrerò come montare un autoradio in un'auto. E per fare questo la prima cosa che vi serve è appunto un bel autoradio da montare. Come nel mio caso ho acquistato questo Pioneer, l'ho acquistato da Amazon Warehouse, quindi l'ho acquistato usato, ma questo è un usato praticamente nuovo, infatti è la sua scatola originale con tutti i sigilli e quant'altro. Evidentemente chi l'ha acquistato l'ha fatto solo per fare una semplice prova. In ogni caso questo autoradio praticamente nuovo andrò a montarlo nella mia auto e vi mostrerò come fare in questo caso specifico, ed eventualmente vi indicherò tutti i casi particolari che sono un po' differenti dal mio caso, che vi potrete trovare davanti nella vostra auto. Quindi adesso faccio un velocissimo unboxing di questo autoradio per vedere cosa c'è dentro fondamentalmente, e vi parlerò delle caratteristiche e poi andremo in auto a montarlo. Ho acquistato questo autoradio perché ha delle caratteristiche molto interessanti, ed oltre ad avere la radio con RDS, insomma le solite cose, riceve anche la radio DAB, in questo caso DAB Plus, e sarebbe la radio digitale. Infatti DAB sta per Digital Audio Broadcasting, dove è possibile ascoltare la radio con una qualità molto superiore, la qualità praticamente di un CD audio, e senza i soliti disturbi che affliggono la radio normale, quella analogica. E oltre a questo ha anche la funzione di viva voce, infatti ha il suo microfonino e la possibilità di collegarsi col cellulare via Bluetooth, quindi può ricevere degli stream audio dal vostro cellulare, tablet, quello che sia, insomma una sorgente Bluetooth con i soliti standard protocolli per lo streaming audio ad alta qualità, e anche la possibilità di ricevere le telefonate da parte del cellulare. In più si aggiunge la possibilità di personalizzare l'illuminazione sia del display che dei tasti, e la possibilità di essere configurata totalmente tramite il cellulare, sempre via Bluetooth. Ha la possibilità di collegare un drive esterno per ascoltare la musica o collegare il cellulare tramite l'applicazione della Pioneer, si chiama Pioneer ARC, c'è scritto qui sotto, e anche la possibilità di funzionare in modo evoluto con eventualmente l'applicazione di Spotify. Comunque vi lascio in descrizione il link per acquistare eventualmente questo autoradio, oltre che la sigla, in modo che potrete verificare tutte le caratteristiche in dettaglio di questo autoradio. Adesso andiamo a aprire il pacco e vediamo cosa c'è davvero dentro. La prima cosa che ci para davanti, ecco qua, c'è il porta frontalino, perché ha il frontalino estraibile, che secondo me non serve a niente, non l'ho mai usata questa caratteristica qua. Viene fuori il microfonino da collegare, per questo sarà divertentissimo passare il cavetto in modo che non si veda all'interno della macchina nei vari interstizi. Poi c'è il cavo di collegamento, che da un lato c'è il connettore dell'autoradio, questo qui è il connettore che è lato autoradio, che è un connettore particolare, proprietario, mentre dall'altra parte per le auto che hanno lo standard DIN ci sono i due connettori appunto DIN, uno per le casse e uno per l'alimentazione e le funzioni di servizio. E per qualche dettaglio in più vi rimando al video che già ho fatto, come installare un autoradio nell'officina, come in questo caso l'autoradio che ho qui, quindi vi rimando a quel video lì, e vi lascio anche il link in descrizione. Un'altra cosa molto molto importante sono le chiavette per estrarre l'autoradio. Guardate qua, queste qui sono le chiavette per estrarre l'autoradio, senza di queste non si estrae niente. Sono delle semplicissime leve di metallo che consentono l'estrazione dell'autoradio, poi vedremo come funzionano. E poi, dulcis in fundo, ultimo ma non di importanza, c'è l'autoradio. Eccolo qua, con il suo manuale di istruzioni multilingua e autoradio. Voilà! Molto molto carino. Eccolo qui, si presenta in questa maniera. Inoltre questo autoradio ha la possibilità di collegare in esterno amplificatori separati, destra e sinistra, anteriore e posteriore, la possibilità di collegare due subwoofer distinti e poterli comandare e impostare indipendentemente dalle impostazioni. In più c'è l'ingresso per il microfono della viva voce, e la possibilità, nel caso si volesse utilizzare ma c'è un accessorio da acquistare a parte, la possibilità di collegare i comandi al volante, se la macchina insomma la predisposizione, c'è da acquistare una sorta di adattatore.
Per finire ci sono gli ingressi per l'antenna per l'FM normale analogico, quella tradizionale 88-108 MHz, e questo connettorino qui, che sembra il connettore dei ricevitori GPS, questo connettore qui è l'ingresso per l'antenna della DAB. Infatti con l'autoradio non viene fornita l'antenna della DAB, nel caso la vostra macchina sia già dotata di questo tipo di antenna. Comunque è un accessorio da acquistare a parte, come nel mio caso. Io infatti l'ho acquistato a parte, ho acquistato l'antenna originale della Pioneer, il cui codice è questo qui, eccolo qua, codice DAB001, e infatti al connettorino questo qua dorato. Anche questo sarà divertente farlo passare nel cruscotto senza che si veda, purtroppo bisogna farlo. E come ultimo accessorio c'è questa piccola armatura che serve a montarla all'interno del cruscotto, all'interno del foro in cui viene alloggiato l'autoradio, anche questa qui adesso non si vede molto bene, ma bisogna sfilarla nel momento in cui si va a inserire nel foro dove è predisposto lo spazio per alloggiare l'autoradio, e tramite queste linguette si va a bloccare il tutto all'interno del foro. Fatta questa introduzione, andiamo a vedere come si monta un autoradio in un'auto. Andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci finalmente in macchina per installare questo autoradio. Ma prima di installare l'autoradio nuovo, ovviamente bisogna rimuovere quello vecchio, che nel mio caso è questo bellissimo autoradio che ho utilizzato per tantissimi anni e funziona tuttora davvero bene, perché io penso che i Pioneer siano degli ottimi autoradio. Comunque adesso bisogna smontare questo qua. Adesso vi faccio vedere come si fa. E per rimuoverlo bisogna utilizzare quelle chiavette che vi ho fatto vedere prima, che sono queste qua, eccole qui. Sono diverse da quelle altre perché queste sono dedicate a questo autoradio, e in genere per rimuovere il vecchio autoradio questo tipo di chiavette bisogna inserirle qui ai lati. Fondamentalmente vanno a sganciare il meccanismo di ritenzione che c'è in fondo all'interno dell'armatura, quella che ho fatto vedere prima, che vi faccio vedere con il nuovo autoradio. Una volta agganciate basta tirare e l'autoradio viene via. Questo è il grandissimo trucco per tirar via un autoradio dalla plancia di una macchina. Fatto questo si rimuovono le due chiavettine, eccole qua, e si può estrarre l'autoradio. È una cosa da fare con molta delicatezza, anzi aggiungerei un paio di dettagli. Il primo è che se fate questi lavori e non siete sicuri di quello che state facendo, poiché comunque l'autoradio, anche senza il contatto del quadro inserito, è sempre comunque sotto corrente, e comunque anche se ci sono i fusibili a proteggere la linea di alimentazione dell'autoradio, è sempre buona norma, se non siete sicuri di quello che state facendo, staccare i poli sulla batteria della macchina in modo da lavorare in sicurezza. Se invece siete sicuri di quello che state facendo, fatelo ovviamente sempre con molta attenzione. Comunque io non mi prendo responsabilità dei danni che andrete a fare, quindi fate le cose con molta attenzione. Detto questo, sfiliamo l'autoradio con molta delicatezza, perché dietro ci sono i cavi collegati, e infatti l'autoradio viene fuori fino a questo punto, e poi è difficile proseguire con l'estrazione. Bisogna liberare i cavi in fondo, che non è detto che sia cosa facile. Lavorare sempre con molta delicatezza e con accortezza, perché i bordi taglienti della plancia potrebbero rovinare l'isolamento dei cavi, e quindi insomma rovinare tutto il lavoro. Comunque, fatto questo, bisogna rimuovere i cavi sul retro dell'autoradio. Nel caso del Pioneer, che utilizza sempre lo stesso sistema che vi ho fatto vedere prima, quello del connettore proprietario, è sufficiente schiacciare il tasto e rimuoverlo. Però per comodità prima sfilo l'antenna, eccola qua. Quindi l'antenna basta tirarla verso dietro in questo caso, ma anche nell'altro caso dell'antenna, quella fatta a tipo bottone, è sufficiente tirarla, che sono incastro e vengono via. Qui ho il microfono del viva voce, che vado a rimuovere anche in questo caso qua, e poi vado a rimuovere il connettore dell'adattatore, quello che vi ho fatto vedere prima, ecco qui. In questo caso
l'autoradio è stato disalimentato. Ricordate che qui c'è sempre un'alimentazione da 12 volt, quindi fate attenzione, mettiamo tutto da parte. Infine rimangono questi due cavi, che sono delle modifiche che io ho fatto all'autoradio e che vado a rimuovere. Fondamentalmente io ho riportato dalla parte avanti qui, che c'è la presa USB, ho fatto una modifica all'interno dell'autoradio per riportare questa USB dietro, perché non mi piaceva avere un cavo sempre connesso qui davanti, e quindi ho deciso di fare questa modifica, che è stata poi molto comoda perché ho la USB nella parte posteriore dell'autoradio e in questo modo non si vedono cavi sempre in giro in auto. La stessa cosa ho fatto per l'ingresso AUX che ho qui davanti. Ho riportato questo connettore dietro senza eliminare quello davanti, e qui ho fatto un'ulteriore modifica perché qui c'era un jack femmina e l'ho trasformato praticamente in un cavo fisso, sempre collegato, perché utilizzavo l'AUX dell'autoradio, perché non mi era possibile utilizzare Bluetooth per lo streaming audio, perché questo autoradio ha il Bluetooth esclusivamente per ricevere le telefonate, e quindi per ascoltare l'audio normale si sentiva di pessima qualità. Quindi ho fatto questa cosa per utilizzare un adattatore Bluetooth esterno. Ho preparato l'impianto elettrico per accogliere il nuovo autoradio, e intanto si è fatto notte praticamente. Anzi, prendetevi tutto il tempo necessario per realizzare un buon impianto elettrico, perché comunque si va a mettere le mani su appunto l'impianto elettrico della macchina e le cose vanno fatte bene. Ho bonificato le vecchie modifiche che erano adatte al vecchio autoradio, quindi adesso vi mostrerò come preparare il nuovo autoradio per essere installato al suo posto. Chiaramente questa è la condizione più semplice e più comune che vi potrete trovare nella vostra macchina, perché questo spazio qui viene detto un DIN, quindi lo spazio singolo del classico autoradio, e viene definito appunto un DIN, e questo autoradio ha le dimensioni adatte per essere ospitato in uno spazio un DIN, mentre altre auto hanno uno spazio doppio che viene detto 2 DIN, quindi come altezza è esattamente il doppio di quello che vedete qui. Ci sono autoradio che hanno una dimensione 2 DIN, quindi sono adatti per essere alloggiati in uno spazio tale, quindi doppio di altezza, generalmente hanno dei display, comunque sono più grandi e più visibili. Ci sono invece dei casi in cui l'auto ha il suo autoradio e quindi non c'è il classico alloggio un DIN, ma nella maggior parte dei casi l'autoradio che viene installato in linea di montaggio, quindi l'autoradio che viene fornito con la macchina, che fa parte della plancia della macchina, è possibile rimuoverlo e acquistare un adattatore che consente di montare un autoradio un DIN come questo qua o due DIN. Quindi nel caso vi doveste trovare un autoradio che non vi garba, insomma non vi piace, e volete sostituirlo con un autoradio 1 DIN o 2 DIN di quelli commerciali, è possibile nella maggior parte dei casi sostituire l'autoradio semplicemente sganciandolo con delle chiavi apposite, che vanno acquistate anche quelle a parte. Comunque è possibile montare degli autoradio di questo tipo qua, insomma questi commerciali. Detto questo, passiamo all'atto pratico, andiamo a vedere come preparare l'autoradio per essere installato nella sua posizione. In questo caso la prima cosa è rimuovere il frontalino tramite il tasto apposito, comunque nel manuale in genere c'è scritto, perché non tutti gli autoradio sono uguali, quindi si rimuove il frontalino, e poi bisogna rimuovere l'armatura, che è quella che va installata nel foro. Quindi per rimuoverla la prima cosa da fare è sganciare la cornice che completa, diciamo, la facciata dell'autoradio, che generalmente è in castro. Ecco qua, bisogna fare con molta delicatezza, ma è abbastanza facile. Cercando di non spaccare tutto, ecco qui, lo metto qui momentaneamente, e quindi l'autoradio adesso mi consentirà di installare queste due chiavettine, queste qua, una di qui, ecco qua. Infatti si vede che, non so se si vede, forse sì forse no, si vede che praticamente ha sganciato questo dentino, quindi mi permetterà di tirar fuori l'autoradio, e la stessa cosa da quest'altro lato. Ecco qua, in questa maniera è venuto via l'armatura. Posso rimuovere le chiavette,
e l'armatura viene via facilmente. Eccola qua. Adesso questa va installata nell'apposito spazio. Allora, questa è la parte bassa, comunque non ci dovrebbero essere differenze tra parte alta o parte bassa. Generalmente, se ci sono delle differenze, c'è scritto down e up, o comunque ci sono delle frecce. In questo caso non c'è niente, sono identiche. Vi faccio notare che qui ci sono delle sorte di denti. Questi denti andranno piegate poi all'interno del foro una volta installato il supporto, questa sorta di armatura, in modo che una volta dentro non venga più fuori. Quindi piegandole questo verso l'esterno, questi qui si andranno ad agganciare contro i supporti di plastica all'interno della plancia, e quindi quando andrò a tirare il l'autoradio, l'armatura rimarrà in sua posizione. Nel caso in cui vorrete togliere in un secondo momento, è sufficiente che con cacciavite andrete a tirare su questi dentini, quindi li portate di nuovo in posizione a filo dell'armatura stessa, e quindi sarà libera poi di venire fuori. Ma adesso la vado a mettere in posizione. Bisogna far passare tutti i cavi all'interno. Ecco qui, con molta delicatezza, anche perché i bordi in genere sono sempre molto affilati e quindi è facile tagliare i fili o comunque rovinarli, cosa che è meglio evitare. Una volta bloccata l'armatura con queste levettine di fermo che sono tutto attorno all'armatura, bisogna collegare l'autoradio. Io ho già preparato tutto. Qui è abbastanza semplice a questo punto, perché ho il connettore, e questo qui principale, quello in cui passa l'alimentazione e l'uscita delle casse, e lo collegherei all'ultimo, essendo che qui già è presente l'alimentazione. Quindi passo a collegare prima di tutto il microfono, che è nel foro superiore, e lo collego semplicemente così, facilissimo. Poi ci sono due subwoofer, che sono i due connettori più bassi, eccoli qua, e ho i suoi connettori. Quindi vado a collegare il blu qui e il rosso qui. Quindi i subwoofer sono collegati. Mancano sia l'antenna che ho già predisposto per il DAB, eccola qui, che va collegata qui, e l'antenna per la radio analogica. Per fare questo vado a collegare questo connettore, quello che ho scollegato prima nel vecchio autoradio, ecco qua, e poi ho il connettore della DAB che va qui. Prima di collegare il connettore, appunto quello dell'alimentazione, vado a collegare il connettore dell'auto, che è questo qua. Allora, non si può sbagliare, perché i due connettori, quello nero e quello grigio, hanno questo dentino in posizioni diverse, quindi non si può collegare a un connettore rispetto all'altro. Quindi il nero andrà qui, ecco qua, spingere fino in fondo finché non fa click, e il marrone lo colleghiamo qui, ecco qua. Fatto questo, vado a collegare il connettore nell'apposito spazio, non si può sbagliare, perché anche questo qua è polarizzato. A questo punto posso fare una prova velocissima prima di incastrare tutto nella posizione, e semplicemente collegando il frontalino, ecco qua, in questa maniera, e già si è acceso, si vede. Mi chiede di selezionare il linguaggio, diciamo che siamo inglesi, non c'è l'italiano. Turco, inglese, basta. Allora, scegliamo l'inglese. Che ore sono? Non ci importa, perché dopo lo devo scollegare di nuovo e quindi andrò a perdere tutte le impostazioni. Qua mi chiede i passi per la ricerca dell'FM, mettiamo 50. Qui mi chiede se l'antenna DAB è alimentato o meno, quindi si attiva o non attiva. Quella che ho comprato io, quella originale della Pioneer, quindi è una antenna attiva, quindi preamplificata, quindi devo impostare on a speaker mode standard, una modalità particolare.
S, quit yes. Adesso sta cercando le stazioni radio, vediamo se si sentirà qualcosa. Eccoci qua, già siamo in modalità DAB, quindi è andato tutto perfettamente. Fatto una prova preliminare, gli unici passi da fare per completare tutto è riposizionare al meglio possibile i cavi all'interno della cavità che ospita l'autoradio e sistemare l'autoradio all'interno dell'armatura per bloccarla. Una volta che l'autoradio è agganciato nella sua posizione, bisogna rimontare la sua cornicetta che rifinisce un po' tutta esteticamente l'autoradio per, diciamo, rendere tutto un po' più bello. Vado a riposizionare il frontalino, ecco qua, contatto. Funziona. Ovviamente prima di completare tutto fate una verifica che l'audio si senta su tutte le casse, che funzioni Bluetooth nel caso ci sia previsto nell'autoradio. Insomma, fate tutte le verifiche del caso e a questo punto, come potete vedere, il lavoro è finito. Mi auguro che questo video vi sia stato utile e che vi dia qualche indicazione per montare in modo più efficiente possibile l'autoradio. In tal caso lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, condividete, insomma, le solite cose che ne sosterranno a fare dei video sempre più spesso e sempre migliori. Nelle descrizioni qui sotto vi lascerò delle informazioni utili relative al video, oltre che link ai miei social, quindi mi potrete seguire anche lì. I commenti sono sempre a vostra disposizione, per qualsiasi domanda o suggerimento vi risponderò sempre molto volentieri e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!